Chissà se mi si vede, se mi vedi, se sto riprendendo, perché mi si è rotto, come puoi vedere, il mio Apple Watch, o meglio, non va più lo schermo quando riprendo, io utilizzavo questo e quindi non so se mi stai vedendo. Comunque, buongiorno e bentornata, bentornati sul mio canale. Video del venerdì, video di aggiornamento. Ho detto che vi avrei, nel frattempo guardo la gente che passa sotto, vi avrei fatto sapere che cosa mi diceva il chirurgo bariatrico, la nutrizionista e tutto. Allora, come vi avevo già anticipato, sono andata a fare l'RX tubo digerente, è andato tutto bene, tutto perfetto. Già là mi avevano anticipato che lo stomaco è ancora piccolo, però ovviamente io poi ho fatto le analisi del sangue, ho fatto tutto, ho portato tutto all'equipe bariatrica. Quindi lunedì sono stata appunto dall'equipe bariatrica e il risultato è stato questo. Questi 26 kg, fantastici, c'ho anche la maglia sporca, li ho presi semplicemente perché tutti i farmaci che sto assumendo praticamente da all'incirca 2 anni è come se avessero compromesso il mio metabolismo, quindi lui è andato in palla e non funziona più. Io in più sono infiammata perché la fibromialgia infiamma praticamente il corpo, poi io non ho solo quella, ho anche altre cose, quindi il mio corpo è un po' così. Anche lui non sta capendo più niente. In sostanza, c'è una soluzione? No, non c'è una soluzione. Vi giuro, volevo andare sotto la scrivania quando mi hanno detto così. Mi ha detto che purtroppo la malattia, questa malattia non aiuta, quindi non è così per tutti, assolutamente la fibromialgia non è così per tutti, però le persone che sono come me, che quindi hanno, vi faccio un po' di elenco, insulino resistenza, tiroidite di Hashimoto, sono comunque persone ex obese di un grande livello e comunque anche adesso io oramai non sono più nel sovrappeso, ma sono già al primo stadio di obesità un'altra volta. Lunedì sono andata, ho preso ancora 1,2 kg, non mangiando un Kaiser, portando, anzi, devo dirvi che la nutrizionista, dietologa di quello che è, dell'equipe bariatrica mi ha fatto anche i complimenti perché mi ha detto che mangio molto molto bene, anche perché io cucinando tutto in casa, non comprando quasi niente, ma anzi praticamente niente di confezionato, perché anche pane, tutte le cose, anche quando la pizza, io faccio tutto in casa, mi ha fatto i complimenti, quindi sono stata molto molto felice di questa cosa. Un po' meno felice quando poi sono passata proprio al chirurgo, che lui mi ha detto che non c'è molto da fare, se non provare vari tentativi, e quindi qui stiamo provando tentativi da 2 anni, però non vi nego che ho pianto. Ho pianto perché ho detto: ma dai, ma non è possibile, cioè il danno e la beffa. Comunque, in questo momento mi è stato dato un farmaco che sto prendendo da 3 giorni. È tremendo, ragazzi, è tremendo. Oltre a costare uno sproposito, perché costa 150 € al mese, va bene? 150 € nella dose intermedia. Se poi c'è da aumentarla, è il doppio, praticamente sono 300 € al mese. Comunque, questo farmaco a cosa serve? Serve appunto, non vi dirò il nome del farmaco, non vi dirò niente perché è comunque un farmaco molto potente e deve essere il vostro medico che ve lo propone, la vostra equipe bariatrica e quant'altro. Questo farmaco dove va ad agire in teoria, ma non è detto. Adesso io sto facendo solo una prova per 2 mesi per vedere appunto se funziona. Dovrebbe andare ad agire sul metabolismo, quindi aiutare il mio metabolismo nonostante le pillole per la fibromialgia, il cortisone,
l'insulinoresistenza, la tiroidite, lui è lì fermo, bloccato, posso anche mangiare zero che tanto lui non funziona, in teoria dovrebbe servire a movimentare un po' così il mio metabolismo. In questo momento, nei primi tre giorni, quello che mi sta movimentando, è una fortissima nausea, ma roba, ragazzi, da non riuscire a bere nemmeno l'acqua, solo a dirlo così. E, giramenti di testa, tachicardia, anzi, il primo giorno, devo essere onesta, mi ha proprio devastato, quindi sono stata a letto tutto il giorno che non riuscivo a tirar su nemmeno la testa. Adesso è il terzo giorno, ho comunque dei giramenti di testa, mi sento un po' così, cioè anche quando vado in macchina, vi dico che ieri sono stata dal dentista a fare la pulizia dei denti, un'otturazione, e a far vedere questo dente che è nero, perché devo fargli la corona, la capsula, no? E quindi abbiamo programmato le varie sedute. Insomma, per fare la pulizia dei denti e l'otturazione ci ho impiegato all'incirca 40 minuti, una roba del genere. Ovviamente la poltrona del dentista va su e giù, io non vi dico, cioè mi tenevo dai viaggi che facevo perché mi girava tutta la testa. Tant'è che domenica è il mio compleanno, lo dicevo per stamattina su Instagram, faccio così perché io le storie di Instagram le faccio di là. Come potete vedere ci sono sedie su qua, lavastoviglie aperta di là, sgabelli su in cucina perché sto finendo di fare le cose, sto anche aspettando il corriere che mi deve portare il mio pacco con i miei prodotti Fitline che ho ordinato. E che stavo di? Volevamo andare a Gardaland. Volevamo andare a Gardaland, però vabbè, il tempo è bruttissimo ancora qua in Piemonte, vi giuro. Negli ultimi giorni sta venendo giù anche proprio la grandine. Poi io già mi gira la testa a stare in piedi così. Mi ci vedete sulle montagne russe a Gardaland? Cioè, penso che rimetterei anche quello che ho mangiato a Natale del 2020, nonostante eravamo tutti chiusi in casa e non ho mangiato niente, ma rimetterei anche quello, e quindi niente, vabbè, io al mio compleanno non faccio mai niente, eh. Se mi segui da tempo sai che io odio festeggiare il mio compleanno, Vito invece lui è quello più da festa, io assolutamente no, quest'anno saranno 45 di sventure ma felicità. 45 anni di sventure ma felicità. Prendetela sempre così la vita, perché se vi fate sormontare, se si dice così, da tutto ciò che vi capita, non ne uscite vivi. Quindi no, non esiste. La vostra vita è una e godetevela ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Quindi io in questo momento me la sto godendo con tantissima nausea, giramenti di testa. Ieri sono andata al supermercato, ho comprato 7 pacchi di caramelle senza zucchero, così da mettermi in bocca perché è l'unica maniera. Ho provato anche lavandomi i denti, mi viene ancora di più. La cosa che mi preoccupa, sono onesta ragazze, è questa. Non riesco a bere, non riesco, l'acqua proprio così, cioè l'acqua lungi da me. E sono 3 giorni che non arrivo nemmeno un litro di liquidi. Questo mi preoccupa, ma perché poi va a influire su altre cose, quindi ecco, questa è l'unica cosa che mi preoccupa. Non so se riuscirò a prenderlo questo farmaco, anche se devo, perché per questi 3 giorni diciamo che gli effetti collaterali sono tosti. La settimana prossima poi dovrò passare a 2 capsule al giorno. E io dopo qualche giorno devo partire per Berlino per lavoro. Dunque, se sto così, secondo me non è molto molto piacevole, però mi immagino sull'aereo. Cioè, mi immagino sull'aereo. Avete presente quando salite, quando scendete? Ecco. Io non ho mai vomitato sull'aereo, ma se continua così, probabilmente... Può darsi, ma non mi fermerà nemmeno questo, io sarò lì a Berlino al congresso.
Quindi niente, questo è l'aggiornamento, quanto ci ho impiegato, 10 minuti più o meno. Stasera devo andare a fare la spesa, perché appunto vorrei cucinare delle cose sfiziose che mi piacciono per questo fine settimana del mio compleanno. Vorrei farmi anche la torta senza zucchero, come faccio tutti gli anni, no? Il problema qual è? Il problema è solo uno, è che vi faccio un esempio, io amo infinitamente la pizza, solo se la penso mi vengono i conati di vomito. Quindi non so bene come mettere giù questa cosa, sono onesta. Anche oggi per mangiare, no, ma ragazzi, cioè, io ve lo racconto così, ma vi giuro che sto passando 3 giorni di C-A, ok? Per capirci, sono 3 giorni davvero tremendi. Ringrazio il cielo, lo dico sempre, che ho il mio lavoro, che posso farlo anche qua da casa e che quindi se non sto bene posso sdraiarmi sul divano o sdraiarmi nel letto e comunque continuare a lavorare, perché altrimenti io non so come avrei fatto. Però questo è, lamentarsi non serve a niente, lo dico sempre. Ah, un'altra controindicazione di questo farmaco, e spero, porca miseria, di non avere anche questa, è l'alopecia, quindi la perdita di capelli. Pregate per me tutte insieme, chi c'è qui da anni, chi mi vuole bene, perché già di frangia qui stiamo scarseggiando con le altre cure che mi fanno cadere capelli come non so che cosa. Anche questo no, teniamoci la nausea, ma i capelli appiccichiamoli con lo scotch. E vabbè, niente ragazze, volevo aggiornarvi di questo. Stasera appunto vediamo se vado a fare la spesa. Oggi Nicolò è andato a fare la gita, la sua prima gita. Io non sono riuscita ad accompagnarlo perché stamattina ero più di là che di qua, diciamola così, quindi l'ha accompagnato Vito, però mi ha mandato tutte le foto, tutti i video e tutto. Non l'ho visto partire col pullman, però è partito da casa che era super mega carico. Difatti si è svegliato prestissimo anche senza sveglia, che lui di solito la mattina invece è un po' pigrolino. E quindi aspetto le 17 con ansia. Adesso sono le, non lo so che ore sono, saranno tipo le 2:30, boh, non lo so. Aspetto le 17 con ansia per sentire quello che ha da raccontarmi della sua prima gita, anche perché aveva dietro 20 euro e sono tutti soldini suoi che oggi gli abbiamo detto: se ti piace qualcosa te lo puoi comprare. Quindi voglio vedere se è un mani bucate come il padre. Beh, non è che io sia tanto di meno, però io penso prima di spendere i soldi. Invece il padre, lui è da buon scorpione, anche il figlio ovviamente buon scorpione, loro via, loro, lui, perché il piccoletto ancora non lo so. Il piccoletto per il momento vuole, però non è che se gli dici di no, o magari, cioè a volte non è che gli dico di no, però magari gli dico: mettiamo giù il calendario dei 30 giorni, se fai il bravo, se fai tutto, alla fine dei 30 giorni hai quello. Quindi per il momento è comunque abbastanza. Niente, volevo fare una cosa veloce, sono durata 15 minuti. Ragazze belle, ragazze care, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio di essere stati qua con me a ascoltare il mio aggiornamento e se ti va ci vediamo al prossimo video. Ciao!